Attenti, viandanti! Le informazioni esposte in questo video contengono spoiler sulle avventure Vecna Lives, Vecna Reborn e Dai Vecna Dai, nonché su molti dei più oscuri segreti che il sussurrato ha ben nascosto nel corso di numerose edizioni, dando vita ad una notevole quantità di ipotesi e contraddizioni. Se non ricoprite il ruolo del Dungeon Master, ricordate che state ascoltando queste informazioni a vostro rischio e pericolo, perché nulla può essere nascosto allo sguardo del Dio mutilato. E così avete scelto di indagare sui segreti del sussurrato, il dio mutilato, l'arcilicce che siede sul trono arachnide, signore della torre putrefatta. Titoli pronunciati con timore dai saggi, che si guardano dal nominare il vero nome del malvagio dio dei segreti rischiando di attirare su di sé il suo sguardo. Ma se siete ancora qui, dovete essere tanto coraggiosi o sconsiderati da non fuggire dinanzi a simili pericoli. Dunque avvicinatevi e preparatevi a fare vostri i segreti di Vecna. Come è facile immaginare, la vita mortale di Vecna è un mistero ben celato sotto una fitta nebbia di voci e leggende. Nato nel mondo di Oerth, figlio della maga Mazel, appartenente alla casta degli intoccabili del popolo Flann della città di Fleet, Vecna non conobbe mai l'identità di suo padre, un argomento che ha avvalorato molte delle storie che attribuiscono al dio mutilato delle origini elfiche, nonostante la maggior parte dei resoconti lo descrivano come un membro della razza umana. Si dice che Mazel iniziò suo figlio ai misteri delle arti arcane, istruendolo per molti anni, rivelando al giovane Vecna la segreta importanza della antica stirpe a cui appartenevano. Secondo la donna, la loro discendenza risalirebbe sino a Mox Lick, che i più conoscono semplicemente come la Serpe, una delle entità primigenie più antiche degli stessi dei, che costituirebbe la personificazione fisica della magia. Anni dopo, Mazel fu chiamata ad adoperare le proprie arti nel tentativo di guarire una delle principesse di Fleet, la quale, ignorando completamente gli avvertimenti della maga, finì con l'avvelenarsi con uno degli elisir della donna e morire. A causa dell'accaduto, i sovrani della città dichiararono di voler colpire la strega con una punizione commisurata al crimine commesso, dando ordine alle guardie di uccidere suo figlio Vecna proprio davanti ai suoi occhi. Grazie alla propria potente magia, Mazel riuscì a permettere al giovane Vecna di sfuggire alla giustizia di Fleet, sebbene così facendo condannò se stessa ad una brutale esecuzione. La donna morì bruciando sul rogo della piazza cittadina, gridando maledizioni e promesse di vendetta contro tutta la sua popolazione. Nessuno sa per quanto tempo Vecna continuò il proprio solitario viaggio, perfezionando la sua conoscenza della magia e covando brucianti sentimenti di vendetta. Ma è probabilmente nel corso di questi anni che il giovane mago entrò in contatto diretto con Mox Lick. Si dice che maghi, stregoni ed incantatori arcani di varia natura abbiano codificato complessi metodi per manipolare la più piccola espressione del potere della serpe, ma grazie al sangue della sua antica stirpe, quando Vecna chiamò, Mox Lick semplicemente rispose,
rivelando al mago il suo glorioso destino, dove nulla sarebbe mai stato oltre la sua portata. Nessuno ebbe più notizie di Vecna per oltre 1000 anni, finché questi non riapparve risorgendo nella valle di Sheldomar nella forma di un Lich, capace di esercitare un potere tale da poter reclamare il titolo di più potente incantatore del proprio mondo. Si dice che la morte di Mazzel avesse insinuato nel cuore del mago un profondo rifiuto della propria natura mortale, spingendolo verso la trasformazione in un non morto eterno. Alcune teorie suggeriscono che Vecna abbia preso il segreto di tale trasformazione dallo stesso principe dei demoni Orcus, trasformandosi nel primo dei Lich, nonché il più potente mai ricordato nella storia del multiverso, mentre altri affermano che l'arroganza e l'insaziabile ambizione del mago offesero gli dei al punto da maledirlo ad un'eternità come morto vivente. Fu in questo periodo che l'Arcilich diede inizio alla costruzione del proprio impero, contribuendo sensibilmente al completamento del testo blasfemo conosciuto come Libro delle Fosche Tenebre, marciando sulla città di Flit a capo di un esercito di incantatori non morti, scontrandosi con i sacerdoti del dio Poltus, che canalizzarono un'enorme quantità di energia sotto forma di un fascio di luce che investì il suo fianco sinistro, rischiando di distruggerlo definitivamente. Venne salvato dal proprio luogotenente, il mezzo immondo Azererach, il quale solo in futuro avrebbe abbracciato a sua volta la trasformazione in Lich, costruendo la famigerata Tomba degli Orrori. Dopo aver recuperato le forze, Vecna tornò per completare la sua antica vendetta contro la propria città natale. Consapevole di non poter reggere un nuovo scontro, gli ufficiali di Flit si consegnarono a Lich, accettando di rendergli la città e tutte le sue ricchezze, se solo avesse mostrato la pietà necessaria a risparmiare gli abitanti. Vecna si rivelò insoddisfatto della proposta al punto da portare gli stessi ufficiali ad offrire le proprie vite, affinché il non morto potesse avere una qualche forma di vendetta senza per questo condannare degli innocenti. Acconsentendo apparentemente alla proposta, Vecna consegnò gli ufficiali e le loro famiglie al suo luogotenente, l'umano Casda la Mano Insanguinata, dandogli l'ordine di torturarli a morte. Nonostante tutto, quando la maggior parte dei prigionieri ebbe esalato il proprio ultimo respiro, il Lich confessò agli ufficiali sopravvissuti di non sentire del tutto appagato il proprio desiderio di vendetta, ordinando lo sterminio di tutta la popolazione. In risposta alla misericordia richiesta, i pochi ufficiali sopravvissuti alle torture di Cass ricevettero in dono le teste dei propri familiari, dei propri compagni morti e di tutta la popolazione di Flit, ricevendo da Lich la possibilità di andarsene e la promessa che da quel momento in avanti sarebbero stati sotto la sua protezione sino alla fine dei loro giorni. Negli anni successivi, Vecna continuò a perseguire l'ambizione di realizzare la propria ascensione a divinità, gratificando il proprio luogotenente Cass con la fabbricazione di una nuova arma, un artefatto così potente da dimostrarsi capace di ferire lo stesso Signore dei Segreti, la leggendaria Spada di Cass. Si dice che l'Arcilich fabbricò quest'arma dal metallo estratto da una stella ghiacciata, forgiandolo nel fuoco dello stesso sole, una spada che sarebbe diventata il più grande simbolo dell'autorità di Cass, quale agente della volontà dello stesso re immortale. Impugnando la sua nuova arma, Cass si rese ben presto conto che non solo essa era completamente permeata dalla malvagità del proprio creatore, ma dimostrava una propria intelligenza e la capacità di sussurrare i propri pensieri nella sua mente. Sebbene sia impossibile stabilire se la coscienza della spada rientrasse nei piani originali dell'Arcilich, questa cominciò a suggerire a Cass l'idea di essere migliore dello stesso Vecna e di meritare di conseguenza di sedere sul trono del suo antico signore.
Infine, il luogotenente, condottiero e maestro assassino Cass si decise a tradire il Signore dei Segreti, utilizzando il potere della spada per recidere la sua mano sinistra e cavare uno dei suoi occhi, proprio durante il suo tentativo di ascendere al ruolo di divinità. Come risultato di questo furioso scontro, il corpo di Vecna venne apparentemente distrutto, lasciando dietro di sé solo la mano e l'occhio recisi dal traditore, rilasciando tuttavia una tale quantità di energia da scagliare lo stesso Cass nel piano dell'energia negativa, dove la prolungata esposizione alle corrotte forze del luogo finì per trasformarlo nel vampiro conosciuto come Cass il Distruttore e, secondo alcuni, nel primo vampiro del multiverso. Le azioni di Cass sembravano aver salvato inavvertitamente Oerth tanto dalla minaccia dell'Arcilich quanto dalla sua stessa presenza, ma la coscienza del Signore dei Sussurri era ben lontana dalla sua definitiva distruzione, poiché egli aveva orchestrato per secoli i preparativi di un proprio possibile ritorno. 136 anni dopo la scomparsa del Re Immortale, si dice che un pescatore trovò per puro caso la mano mummificata dell'antico stregone, ancora intrisa del suo enorme potere e della sua tremenda malvagità. Tale fu l'influenza dell'artefatto da spingere lo stesso fratello dell'uomo ad assassinarlo per impadronirsi della mano, solo per venire a sua volta ucciso da un qualsiasi bandito che divenne il nuovo possessore della reliquia. Si racconta che quest'ultimo abbia vissuto i successivi 100 anni assumendo l'identità del Lich e perpetrando i suoi piani segreti per il mondo di Oerth. Questo è il prezzo da pagare per coloro che cercano di far proprio il potere del Signore dei Segreti, dato che egli sembra in grado di esercitare un dominio sempre più stretto sulla mente di chi si impadronisce anche di un solo frammento del suo corpo originale, sino a sostituirne completamente la personalità con la propria. Oltre alla mano e all'occhio recisi da Cass, si dice che l'Arcilich abbia perso e rigenerato numerosi frammenti del proprio corpo nel corso della sua lunghissima esistenza, e che essi siano ancora sparsi per il mondo di Oerth, in attesa che un ignaro avventuriero ne sondi i poteri, riportando ancora una volta in vita il Re Immortale. Anni dopo, l'arcimago Mordenkainen inviò il Circolo degli Otto ad indagare su un antico tumulo funerario, apparentemente protetto contro ogni forma di divinazione e sigillato da potenti magie. Nelle profondità della tomba, il circolo composto da Bigby, Tenser, Jallarzi Sallavarian, Nistul, Otiluke, Otto e Rari si trovò ad affrontare un'incarnazione dello stesso Vecna, venendo uccisi uno ad uno prima di resuscitare nel corpo di cloni, creati magicamente dallo stesso Circolo degli Otto. Solo con l'aiuto di un gruppo di avventurieri radunati dagli otto maghi uccisi e dallo stesso Mordenkainen, disposti ad affrontare il culto di Vecna, riuscirono a recuperare numerose parti del corpo dell'Arcilich e della potente spada di Cass. Aiutati dal malvagio dio Aius, gli avventurieri raggiunsero Tovag Baragu per essere coinvolti in uno scontro con una versione divina del Signore dei Segreti, riuscendo a sventare il suo tentativo di spezzare ogni collegamento tra gli adoratori e le proprie divinità, trasformandosi nell'unico dio di Oerth. Dopo tale sconfitta, Vecna venne bandito nei domini del terrore, diventando il signore della cittadella di Cavitius solo per apprendere che il suo stesso luogotenente Cass era divenuto a sua volta prigioniero del semipiano del terrore e signore del vicino dominio di Tovag. Anche questa volta, tuttavia, il dio mutilato riuscì ad adoperare mezzi inaspettati, dimostrandosi il primo signore oscuro capace di evadere dalla propria prigione. In primo luogo, egli continuò ad adoperare al di fuori dei domini del terrore grazie all'uso di alcune tavolette magiche celate all'interno di una rovina,
sulle quali erano trascritti in lingua primordiale i segreti necessari per ascendere al ruolo di divinità. Alimentato dallo stesso desiderio per tali oscuri segreti, il dio mutilato sfruttò la magia contenuta nelle tavole per possedere la mente degli individui tanto avventati da seguire le sue stesse orme alla ricerca di una trasformazione divina, sebbene la sua reale essenza fosse ancora prigioniera nel semipiano del terrore. Per sfuggire alla propria prigione, dopo aver tentato di reincarnarsi in un nuovo corpo, Vecna acconsentì ad alcuni avventurieri di apprendere il segreto della sua distruzione, la quale sarebbe stata possibile solo per mano di un dio in possesso della spada di Kass, spingendoli a convocare il proprio antico nemico, il malvagio dio Aiuz, al suo cospetto, solo per scoprire che la spada di Kass recuperata per lo scopo non era altro che un falso. Vecna riuscì in questo modo a sopraffare il suo avversario assorbendolo nel proprio corpo ed aumentando il suo potere divino abbastanza da violare i confini del semipiano del terrore, aprendo un passaggio sino a Sigil, la città delle porte, al centro del multiverso. Con tale atto Vecna non si limitò a sconfiggere il potere delle potenze oscure, ma riuscì al contempo ad eludere la protezione della Signora del Dolore, sovrana di Sigil, un'entità tanto antica quanto lo stesso Moxlick, capace di precludere a qualsiasi divinità di violare i sacri confini della città delle porte. Come prima creatura divina in grado di alterare la città delle porte, Vecna era pronto ad estendere il suo proposito ad ogni piano del multiverso, sfruttando gli innumerevoli collegamenti della città con ogni luogo esistente su ogni piano di esistenza, alterando per sempre gli equilibri universali in proprio favore. Armati della vera spada di Kass, gli avventurieri ingannati riuscirono a bandire il dio mutilato da Sigil, consentendo alla Signora del Dolore di prevenire ogni futura intrusione e forse guadagnando la sua protezione da una sua probabile vendetta. Una protezione che fareste meglio a cercare anche voi, dato che sono ben pochi coloro che potranno tenervi al sicuro dal dio mutilato. Egli è ben lontano dall'essere stato distrutto ed i suoi piani sono sempre in movimento. Gli oscuri segreti sono il suo dominio e la brama di conoscenza la sua esca. Vi ho dato quel che mi avete chiesto. Ora vi sentite davvero al sicuro con una simile conoscenza? Se il video è stato di vostro gradimento, metteteci un mi piace o lasciateci un commento, saremo lieti di rispondervi. La cripta offre loculi confortevoli per tutti i suoi iscritti. Cliccate pure sulla campanellina degli avvisi per restare sempre aggiornati sulle funebri attività del canale. A presto!